Bene, tutto a posto, non abbiamo avuto problemi particolari, vabbè, qua cacciacchino, ma roba assolutamente controllabile, quindi ci approcciamo a questa partita senza problemi. Vabbè, che dire, naturalmente ci rituffiamo nella coppa dove già stavamo facendo, abbiamo fatto un buon percorso. In questo momento saremo virtualmente passati alle top 16. E inizia il secondo girone di ritorno e naturalmente lo riniziamo con una partita casalinga. È evidente che l'Eurocup vive sempre di questa cosa: quando pensi che ce la stai facendo è il momento in cui si molla e la rovescio, cioè quando pensi di essere fuori, poi basta una situazione, una vittoria e ti ridà invece respiro e si rimette in gioco tutto. È evidente che però è basilare vincere le partite casalinghe e quindi noi abbiamo una prima partita casalinga e questo è assolutamente basilare. È altrettanto importante per la mia squadra, la cosa che non siamo riusciti a fare fino ad ora è trovare la continuità di due belle prestazioni una dietro l'altra, perché anche nelle due vittorie di Coppa che avevamo fatte, dopo purtroppo la domenica non siamo stati in grado di ripeterci con lo stesso livello di gioco, quindi con la prestazione, non parlo solo del vincere o del perdere, quindi noi dobbiamo partire sicuramente e ai miei ragazzi chiedo di fare la prestazione, cioè di concentrazione, di soprattutto di concentrazione difensiva anche in funzione dell'avversario di cui parleremo dopo e quindi di massima allerta, di massimo impegno, di massima energia proprio sulla prestazione. Questo ci porterà a essere molto vicini anche a riuscire a vincere la partita, che sarà molto dura, perché al di là di questo, Buducnost, andate a vedere, è prima nella Lega Adriatica, e andate a vedere che partite sta giocando e soprattutto con chi sta giocando Buducnost. È una squadra veramente solida, con delle buonissime individualità, ma che gioca veramente bene. Con il mio amico Zikic, che è naturalmente uno dei migliori allenatori europei, che gli ha dato subito una grande impronta. E noi dobbiamo riuscire a fare, cosa che non ci ha fatto là, di aggiungere 10 minuti ai 30 che avevamo fatto bene nella partita dell'andata. Quindi è una partita, come dicevo prima, basilare, da cui da ragazzi mi aspetto veramente primo la seconda prestazione buona di fila, cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare adesso. E secondo, soprattutto grazie anche, credo, anche un po' come al solito, la Coppa è entrata nella mentalità della gente, credo che anche abbiamo dato un bel segnale, abbiamo ricevuto grande calore e finalmente siamo riusciti a ricambiarlo con una buona prestazione domenica. Adesso c'è un'altra grande battaglia europea e quindi vorrei che di trovare di nuovo il Palabigi con la stessa mentalità, perché naturalmente un'altra, ripartire col secondo turno con una bella vittoria, andare a tre vittorie, vorrebbe dire essersi messo veramente messi sulla strada giusta per coltivare quello che è sempre il nostro sogno, che è quello di arrivare ai top 16.